grazie alla 5-6 e all'amico David Milici, proveremo a battere un record mondiale di clarinettisti. Forza 5-6! Sera, non con il clarinetto, però con la voce, sentirete, avrete modo di sentire. Allora siamo quasi pronti. Oh. Bellissimo!
bellissimo questo inno d'Italia per noi italiani. Non esiste nord e sud e centro, l'Italia è unica. Adesso ho una buona notizia. Ecco, aspettiamo, Giovanni sta arrivando. Quale onore avervi qua. Allora, si sentiva benissimo. Qua c'è il verbale che dice, io ti lascio la parola perché è giusto che lo dica tu, che sei il promotore. Leggi questo verbale che ancora non è stato guardato da nessuno. Il verbale dice che avete posteggiato la macchina in divieto di sosta e che siete tutti multati. Grazie per la battuta, immagino. Prego. Allora, adesso che dice il verbale? Abbiamo. Questi sono i partecipanti. Le X dove finiscono? Sul numero? Allora, abbiamo raggiunto il numero di partecipanti di 368. Ora vi mandiamo tutti i verbali e le prove che vi chiedono a Londra, entro un mese abbiamo la certificazione. Ringraziamo maestro, l'associazione 5-6 hanno fatto un grande lavoro. Il presidente dov'è? Il presidente Nino Chiofano, qui. Sì, partiamo alla grande, io sono felicissimo di questa giornata che ha vissuto Carme Vignatore da stamattina, vedendo arrivare i primi pullman, il mio cuore si riempiva sempre di gioia, perché oggi per Terme Vignatore si vive una giornata entusiasmante e lo si sancisce in questo momento in cui ufficialmente ci danno i numeri che questo record è stato battuto. Quindi una soddisfazione, un orgoglio per questa città che ho ospitato, questo Guinness veramente immensa. Ringraziamenti vanno all'ideatore e l'organizzatore che è Davide Milici, che ci ha creduto in questa manifestazione, ci ha lavorato con impegno, all'associazione 5-6 che è stato il braccio di questa manifestazione, che l'ha organizzata nei minimi dettagli, con impegno, con sacrificio, e poi con un'altra cosa particolare, perché in questa cornice di spettacolo, di gioia, si incornice appunto un altro aspetto, che è quello che noi non vogliamo mai trascurare, che è l'aspetto delle tematiche ambientali, perché questa giornata è anche all'insegna della tutela dell'ambiente. Quindi due aspetti fondamentali, e aggiungiamone un terzo, che è quello dell'associazionismo. Questa manifestazione si è potuta fare grazie a un'associazione che opera sul territorio, che è impegnata nel territorio da anni e che oggi ci ha potuto regalare alla città di Carme Vignatore questo bellissimo spettacolo. E in questo abbiamo scritto alla Prologo Terme Vignatore, grazie per la collaborazione. E infine al maestro Ortolano. Terme Vignatore, 14 luglio 2018, al maestro Nunzio Ortolano per la professionalità e l'impegno profuso con profonda stima e riconoscenza. Associazione 5-6, Davide Milici. Grazie. Davide, ovviamente abbiamo un riconoscimento anche per te, questo è da parte della nostra associazione per quello che si è riuscito a mettere, quello che si è riuscito a organizzare, grazie.
grazie veramente di cuore, perché veramente ha dato tutto, tutto. Grazie. Maestro e ideatore dell'Arges Clarinet Ensemble e Terme Viatore, 14 minuti. Grazie. Piazza Municipio, momento storico ma anche tanto emozionante, record mondiale di clarinettisti. Siamo con l'assessore al turismo e spettacolo Santo Puglisi. Santo Puglisi, dico, un momento che Terme Vigliatore mancava, c'è mai stata una cosa del genere? Sì, siamo molto felici di questo evento che ci ha portato a livello mondiale, perché la visibilità sarà questa. Sono contento perché i ragazzi che si sono esibiti questa sera hanno fatto tanto di quei sacrifici venendo da tutta la parte della Sicilia, della Calabria, e quindi complimenti veramente agli organizzatori, all'associazione 5-6 che si è spesa tanto per fare questo evento. Io sono contentissimo, il sindaco ha detto tutto, diciamo poco fa, l'amministrazione comunale che si insedierà al più presto possibile, sarà, perché noi siamo una giunta tecnica, io mi auguro che, approfitto di questo, che al più presto si formi la giunta politica, però Terme Vigliatore merita questa visibilità, così come sarà senz'altro nel programma estivo che fra poco stileremo. No, parliamo proprio di questo, siamo a 14 luglio, quindi si prepara, si sta stilando il cartellone estivo di Terme Vigliatore per la stagione 2018. Sarà un cartellone un po', diciamo, ristretto, perché già siamo a metà di luglio, e quindi ci saranno le scuole di danza, delle compagnie. Noi abbiamo qua questa cultura delle compagnie teatrali, ogni anno si fa un cartellone, si fa una competizione, e quindi sicuramente fra pochi giorni stileremo questo cartellone che si esibiranno nell'Arena Marchesana. Quindi spazio alla danza, al teatro, alla commedia. Marico, non possiamo non dimenticare questo momento di questa sera qui, dico, ce lo porteremo per tanti anni qui per la città delle Terme dei Vivai. E fra poco vi invito a riprendere questo coro dell'Istituto Comprensivo che si è fatto valere in tutte le parti della regione siciliana, vincendo coppe in tutte le varie province. Quindi è un coro che col maestro Sergio Camuti, no, Sergio, sì, mi sembra così si chiama, ha fatto tanto veramente, coinvolgendo ragazzini che sono da 7 anni fino a 10 anni, 12 anni. Mi fa piacere che voi altri li potete riprendere per farla vedere alla gente. Cioè. C'è tanto di bisogno di questi momenti di aggregazione per la comunità termense. E vedo che la piazza, questa bellissima piazza che il comune si è dotato, merita un spettacolo come questo. Momento storico ed emozionante per la città delle Terme e dei Vivai. Siamo con il sindaco di Terme Vigliatore, Domenico Munafò. Allora, un momento che ce lo ricorderemo per tanti anni. La musica, più di 368 clarinettisti e tanto spirito di aggregazione qui a Piazza Municipio. Sì, è una giornata indimenticabile, una giornata entusiasmante per Terme Vigliatore, perché scrive il nome della città nell'album dei Guinness dei primati grazie all'iniziativa di un giovane clarinettista con l'ausilio di un'associazione presente sul nostro territorio. C'è stata una grandissima partecipazione da tutta la Sicilia e anche da altre regioni d'Italia. Ripeto, una giornata entusiasmante, bellissima, che ha permesso di poter mostrare questa città anche all'esterno, e speriamo che il raggiungimento di questo obiettivo, cioè
il superare il precedente record possa essere per Terme Vigliatore un volano per la ripartenza, per poter portare il nome di Terme Vigliatore in giro per l'Italia e mostrare quella che è la caratteristica di questa città: accoglienza, pulizia, decoro, belle spiagge. Quindi è un chiaro elemento di promozione del nostro territorio grazie a questa iniziativa. Riguardo all'associazionismo, io sono particolarmente attento e sono molto legato alle associazioni. Dicevo che nel mio programma elettorale puntavo molto sulle associazioni. Della mia lista facevano parte molti elementi di associazione. Oggi devo dire che questo mio progetto acquista ancora più valenza, perché abbiamo visto appunto l'esito di questo risultato, ma non solo, diciamo, questa associazione, ma anche la Proloco, che è stata oggi presente a supporto in questa piazza, ma mi riferisco anche all'associazione ciclistica Terme, che la settimana scorsa ha fatto un'altra manifestazione, quindi che, dove c'è stato un momento di divertimento, di gioia, di goliardia con questa passeggiata delle biciclette, all'insegna però della solidarietà. Quindi non solo spettacolo e divertimento fine a se stesso, ma con una finalità ben precisa. Poi abbiamo quindi anche questa associazione ciclistica che gira tutta la Sicilia e l'Italia portando questa squadra in giro e quindi portando il nome di Terme Vigliatore in giro per l'Italia. E poi anche quest'anno abbiamo vissuto una stagione bellissima, entusiasmante, con l'altra associazione, la PD Calcistica Terme Vigliatore, che ha fatto un campionato bellissimo, eccellente. Quindi è stato un passo dalla promozione, quindi abbiamo vissuto veramente dei momenti molto 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 belli, e oggi in questo momento si sta esibendo sul palco questa corale dell'Istituto Comprensivo, che anche questa ha tenuto alto il nome di Terme Vigliatore in giro per la Sicilia. È stato raggiunto il primo posto nella manifestazione che si sono svolte a Trapani. Quindi voglio dire che il paese sta vivendo veramente un momento magico e l'amministrazione non fa altro che sostenere tutte queste iniziative, mettendoci il cuore, l'anima, l'impegno, tutto, perché è attraverso questo che un paese può vivere momenti veramente belli e entusiasmanti. C'è bisogno di collaborazione, ma adesso si pensa anche al programma estivo. Sì, anche questo, stiamo iniziando ad approntare un cartellone estivo, anche questo che deve essere un cartellone estivo all'insegna della sobrietà, con tante manifestazioni che devono coprire tutto il periodo del mese di agosto e fine luglio, ma ripeto, con sobrietà, non spendendo tanti soldi, ma creando quel giusto movimento, quell'entusiasmo nel territorio, che possa dare un po' di vitalità al paese stesso e al turista che ci viene a trovare. Offriamo anche un qualcosa di diverso rispetto a quello che può essere il mare o le terme. E ora ci continuiamo a godere lo spettacolo dei bambini. Certamente, grazie. E in questa manifestazione qui nel comune delle Terme dei Vivai anche l'IC Terme Vigliatore con Milena Molino
la professoressa che ha diretto benissimo i propri bambini e ragazzi, e dico un momento veramente importante dal punto di vista della musica, proponendo anche la body percussion. Buonasera, quindi innanzitutto ho diretto il coro insieme al mio collega il maestro Sergio Camuti. La body percussion, di quella che stava parlando lei, è proprio una tecnica particolare dove i ragazzi non usano strumenti o basi registrate, hanno soltanto, quindi usano il proprio corpo per creare dei suoni, percuotendo le mani, e quindi creano anche delle coreografie e contemporaneamente cantano. Inoltre abbiamo degli strumenti a percussione, strumenti a barre, l'ossilofono, il metallofono, poi chitarre e percussioni, tutto qua. Il progetto è nato 3 anni fa, su richiesta della dirigente, la professoressa Enrica Marano, che ha chiesto questa collaborazione per creare proprio un coro d'istituto che portasse fuori il nome dell'istituto di Terme Vigliatore. E devo dire che ci siamo riusciti in questi 3 anni, facendo diversi concorsi, ottenendo degli ottimi risultati, quindi soddisfazioni sia nostre che anche della dirigente, dei ragazzi e delle famiglie che ci seguono sempre. Mancava anche questa partecipazione a questo momento storico, dico, anche per la città di Terme Vigliatore, questo Guinness dei primati, i 368 clarinettisti qui a Piazza Municipio. Una bellissima iniziativa, e siamo orgogliosi anche dell'invito e di aver partecipato a questa bella manifestazione. Grazie. Piazza Municipio, anche ambiente lo possiamo dire, parliamo anche della discarica di Lentini, del coordinamento contro la discarica di Lentini. Siamo con Medis, e qui la sua presenza è simbolica, ma a sostegno del Movimento 5-6. Sì, io faccio parte del coordinamento contro la discarica di Ermicci, di Lentini. Sono qui in rappresentanza del coordinamento a sostegno dell'iniziativa organizzata anche dal Movimento 5-6, che è molto attivo su questo territorio e che fa parte della rete dei comitati territoriali siciliani, quindi una rete di comitati che in tutta la Sicilia sta lottando per riaffermare la volontà degli abitanti contro progetti calati dall'alto e che poi vanno a danno della salute degli abitanti, della vita degli abitanti. Quanto secondo te c'è bisogno di questo tipo di eventi anche per diffondere il messaggio pro ambiente e contro questo tipo di problematica della gestione dei rifiuti? Sicuramente ogni iniziativa pubblica è importante, è un'occasione per informare e per creare nuove sensibilità nei territori. Assieme a questo bisogna fare molta informazione in modo capillare e lottare fisicamente, non solo proprio per salvaguardare il proprio territorio, perché la Sicilia è sotto attacco, è un attacco durissimo, e quindi dura dovrà essere la nostra risposta. C'è tanto da fare riguardo all'emergenza dei rifiuti in Sicilia, e l'associazione, diciamo, i movimenti devono dare il loro contributo. Sì. Emergenza rifiuti architettata a tavolino, perché appunto è una situazione che non viene gestita e che chiaramente poi diventa un dramma che, ripeto, subiscono gli abitanti e che devono pagare spesso con la propria salute. Noi veniamo da territori con altissime percentuali di tumori e leucemie infantili, e questo è sicuramente una situazione, un fenomeno che non è normale e che dobbiamo bloccare sul nascere. È un'iniziativa lodevole portata avanti dal Movimento 5-6, siamo con il presidente Nino Chiofalo. Tanta preparazione e un'organizzazione impeccabile, lo possiamo dire, qui a Piazza Municipio per questo record mondiale dei clarinettisti. Sì, c'è grandissima soddisfazione da parte di tutto il gruppo 5-6 per la riuscita di questo evento, di questa grande record mondiale. È stato il nostro primo evento internazionale, speriamo che ne seguiranno tanti altri. Volevo ringraziare tutti i ragazzi della 5-6 che hanno lavorato tantissimo
in questi giorni di piena estate. Volevo ringraziare l'amministrazione comunale, i vigili, il comandante dei vigili Terme Vigliatore che si è messo a disposizione per un evento che ha portato in piazza così tante persone, che quindi insomma ha portato, come posso dire, tantissime misure preventive, dalla chiusura delle strade ai carabinieri, ad ambulanze, pompieri. È stato insomma un casino organizzare questa cosa, ce l'abbiamo fatta, siamo contentissimi. E poi soprattutto un ringraziamento va alle 368 persone che sono arrivate da tutta Italia, grandissima rappresentanza del Veneto, delle Calabria, dalla Sardegna, due rappresentanti addirittura degli Stati Uniti che non sono venuti apposta, però erano qui, hanno portato il loro nome e hanno scritto quindi insieme a noi il record mondiale di clarinetto. Un momento storico per Terme Vigliatore e un ricordo che rimarrà indelebile per questa cittadina. Un ricordo che è indelebile. Poi soprattutto abbiamo abbinato questo record, questa manifestazione alla tematica ambientale. Sono venute delle commissioni, dei comitati da Lentini che hanno portato anche appunto le loro idee, le loro problematiche, il loro territorio. È stato un incontro insomma di più parti della Sicilia, abbiamo discusso anche di ambiente con dei banchetti fatti in piazza. Insomma, siamo veramente soddisfatti perché meglio di così insomma non potevamo immaginare. Arrivederci ai prossimi appuntamenti qui nella 5-6. Prossimi appuntamenti che adesso a questo punto sono a parte il torneo di calcetto, la nostra Maradona, che avrà luogo la prima domenica di settembre per il sesto anno consecutivo, e anche qui avremo grandi sorprese. Continua il nostro viaggio per questo evento storico per Terme Vigliatore. Siamo con Carmelo Conti dell'associazione 5-6 e Giovanni Zanghi, consigliere attuale del comune di Terme Vigliatore, anche lui componente della 5-6. Momento indimenticabile, storico, ma anche tanto lavoro, tanta organizzazione dietro questo tipo di manifestazione. Indubbiamente. Io ricordo che sono passati già diversi mesi da quando Davide ci ha invitato a dargli una mano per organizzare questo evento, e non ti nascondo che tutti noi, tutti i ragazzi dell'associazione, già avevamo in mente come sarebbe dovuta andare la manifestazione, quindi mischiando la cultura, la musica con le tematiche ambientali che a noi ci stanno tanto care, e con il coro che abbiamo fortemente voluto, coinvolgendo tutte quelle che sono le eccellenze musicali, quindi la corale dell'Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore, il liceo musicale artistico e poi la banda Giuseppe Verdi, sempre di Terme Vigliatore. L'avevamo vista, quindi già realizzata, e ora che ci siamo dentro, diciamo, l'emozione è veramente tanta, veramente veramente tanta, e soprattutto la soddisfazione perché tanti, tanti piccoli obiettivi si sono realizzati. Avete scommesso quindi per primi su questo tipo di iniziativa, e tu Carmelo hai curato nei minimi dettagli anche tutta l'organizzazione e anche la comunicazione dell'evento. Sì, siamo veramente felicissimi per la riuscita dell'evento, perché abbiamo centrato l'obiettivo della nostra associazione con questo evento, che praticamente abbiamo realizzato sia di portare i cittadini in piazza, sia di portare le eccellenze del nostro paese, alcune delle eccellenze, infatti qua abbiamo il coro dei bambini a cui noi siamo particolarmente affezionati, e poi anche la ciliegina sulla torta, 368 clarinettisti per battere questo record che tanto a noi sembrava impossibile. Ci sono stati momenti dell'organizzazione dove il numero non arrivava e eravamo intorno ai 200-250 iscritti circa 3 giorni fa, poi improvvisamente qualcosa di magico è accaduto e abbiamo avuto una risposta straordinaria, e soprattutto oggi abbiamo avuto 70 persone che sono venute proprio soltanto oggi, e siamo felicissimi di questo veramente. Ci tengo particolarmente a ringraziare tutte le attività che ci hanno permesso e ci hanno sponsorizzato la riuscita di questo evento, che sono il Piper 2.0, il Mojitos Poldo, il Pub Poldo, il Bar Giunes e Papadoga. Poi abbiamo anche
la Ciappazzi e anche la Croce Rossa di San Francesco. Veramente un ringraziamento di cuore, perché senza l'aiuto di questi sponsor, di queste attività, diventa quasi impossibile realizzare anche piccoli eventi nei paesi. Naturalmente ringraziamo il Comune di Terme Vigliatore, il sindaco Domenico Bonafò, che ci ha appoggiato totalmente in questa manifestazione che ha portato lustro al nostro paese, e di questi siamo orgogliosi di aver potuto far parte di un'organizzazione che porterà Terme Vigliatore a raggiungere il primo gradino del podio in tutto il mondo con questo evento, appunto, di Records. E siamo giunti in chiusura di questa manifestazione, di un momento storico indimenticabile per la cittadina di Terme Vigliatore. Siamo con il maestro Ortolano e David Milici. Allora, un momento di musica, un momento di grande aggregazione e un record che è stato battuto. Lei però ha diretto la parte musicale così magistralmente. Grazie, gentilissimo. Sì, un momento indimenticabile non solo per Terme ma anche per la Sicilia, perché voglio dire, battere il record del mondo di numero di clarinettisti che si incontrano in un posto per condividere un momento di musica è veramente un'impresa notevole. Davide, tu sei uno dei promotori di questo tipo di iniziativa, è stata una sfida lanciata e accolta anche dal Movimento 5-6 dell'amministrazione comunale di Terme Vigliatore, e diciamo è una sfida vinta. Assolutamente. Io ho iniziato a progettare questa cosa prima di Natale, quindi sono passati 6-7 mesi. L'associazione 5-6 mi ha dato da subito il suo appoggio, abbiamo lavorato benissimo insieme e alla fine ce l'abbiamo fatta. Qual è il ricordo che si porterà, maestro, di questo tipo di manifestazione? Penso che è difficile rivedere 368 persone che sono tutti insieme. Sì, penso che sono delle occasioni uniche, non sarà facile ripetere questa operazione in nessun'altra parte del mondo, voglio dire. E il ricordo che mi porto, un ricordo veramente importante, di rincontro con vecchi amici di conservatorio, di nuove conoscenze, un arricchimento veramente, e mi fa riflettere sul potere enorme della musica. Davide, tanta soddisfazione ma anche tanto lavoro dietro le quinte. Infatti, proprio quello che ti dicevo, è da gennaio che faccio la media di 70-80 telefonate al giorno, quindi è abbastanza pesante tutta l'organizzazione che c'è sotto, però ce l'abbiamo fatta e questo ripaga sicuramente di tutto. Però il mio intento non è quello di finire qui, quest'anno l'abbiamo fatto qui con 368, l'anno prossimo, fra due anni, vediamo, io cambierei provincia sempre in Sicilia e proverei a superare questo 368. A me piacciono queste cose un po' così. Allora, rilanciamo questa sfida, la sfida per la Sicilia, non solo per Terme Vigliatore, e quindi speriamo di rivederci magari in un altro comune, però dico, Terme Vigliatore ha dato grande testimonianza di aggregazione e grande calore qui dalla piazza Municipio. Sì, assolutamente, poi devo dire, una piazza che sembra fatta appositamente per questo tipo di manifestazione. E alla prossima, allora, a questo punto. A presto. Grazie di tutto. Thank you.